Ciao a tutti ragazzi dell'On Farmer, ben ritrovati in questa nuova puntata, prima puntata dell'anno 2019, quindi anche se voi in realtà dovreste aver appena visto da qualche giorno la puntata numero 6, che per colpa della mia connessione Euro non ho potuto pubblicare prima, che l'abbiamo registrata prima di Natale. In realtà comunque questa è la prima puntata del 2019 che registriamo. Quindi abbiamo appena fatto tutti quanti, chi più chi meno, le vacanze, e ovviamente siamo ripartiti con i soliti problemi di farming. Infatti, che ore sono adesso? In realtà sono le 11 meno 20, quindi anche oggi abbiamo 40 minuti di ritardo dovuto al fatto che il server non funzionava. Allora, qui sulla torre di Babele, farminghesca, si può dire così, abbiamo Dani Farmer là sopra. Ciao a tutti. RB Modding, Ciao a tutti. Herman, Ciao a tutti. abbiamo il sindaco, Ciao a tutti ragazzi. Bulldozer Ciao a tutti. e Antonio, Anto. Ciao, ciao a tutti. Allora, come siamo messi? Siamo andati avanti di un giorno, quindi è mattina, sono le 7 poco più. Abbiamo fatto maturare tutti i campi, o per meglio dire, passando la notte sono arrivati a maturazione. Il problema qual è? È che dall'ultimo stadio di crescita siamo arrivati anche ad avere le nostre erbacce che non possiamo più togliere, quindi avremo un piccolo sgravo di guadagno, perché cos'è che tolgono? 15%? 10%? Te li Qualcosa guardo, te lo dico subito. una roba del Un casino, cosa del genere. genere. Comunque, vabbè ragazzi, possiamo iniziare brutalmente in trebbiatura. Quindi chiunque di voi voglia prendere la TX, Prendo io. benissimo, 20%. 20% addirittura, porca miseria, quindi perdiamo parecchio. Poi qualcun altro può dare una mano a Dani a questo punto per quanto riguarda la raccolta della granaglia, e iniziamo, abbiamo detto, dal campo 29. Prendo io la raccolta da granaglia. Ah, sì, Benissimo, dai. Prendi quello che... quindi No, volevi iniziamo. farlo tu, Roby? No, uguale. È indifferente ragazzi, come Vai, vai. preferite. Iniziamo appunto dal campo 29, perché è seminato a frumento, cos'è? Sì, che ci darà anche la paglia, e questo ci darà la possibilità di guadagnare qualche altro soldino facendo prima un acquisto, che adesso lo andiamo subito a fare. Andiamo a comprare la nostra bella nostro bel cassone autocaricante, che non ce l'abbiamo, quindi se qualcuno di voi vuol venire allo shop col trattore per Ah, ci ritirare va, vado io, vado io, vado io. l'acquisto che andremo a fare. Poi qua c'è qualche mezzo che sarà dei nostri sarà del concessionario che li deve vendere, o saranno dei nostri amici che hanno la fattoria là sopra. E boh. Ah, un'altra cosa, forse la player camera nuova aggiornata in multiplayer non funziona, infatti l'abbiamo disabilitata e in questa puntata siamo senza player camera. Poi faremo ulteriori test per capire se va o no, e per stasera abbiamo lasciato perdere perché è già tardi, quindi non ci sembrava il caso di mettersi lì a fare troppe prove. Dunque, cassoni da carico noi non dovremmo proprio averlo, infatti dice che non ne ho neanche uno. E compriamo questo qua, ovviamente il più piccolo, perché sennò andiamo veramente in crisi di soldi. Non è configurabile in nessun modo, quindi lo compriamo così. Così è, e così ce lo teniamo. Eccolo qua. Perfetto. Chissà se il sindaco ce la fa questo mini Ferguson qua. Ma in teoria dovrebbe essere un 100 cavalli sto mini Ferguson, in teoria. Dovrebbe farcela, in teoria. Sì, dai, quando eri adesso che hai agganciato il trattore sembra un filo più grande rispetto a quando eri lontano in proporzione, quindi ce la fai, ce la fai. Massimo chiamiamo il pompista, facciamo aprire un po' la pompa, quindi arriva a 130 Esatto, cavalli. un po' di sprint al nostro trattore. Esatto. Allora, aspettiamo, sì, intanto se mi apro la mappa può darsi anche che vedo dove sto andando. Quindi il campo 29 dovrebbe essere questo qua, infatti abbiamo già i nostri amici all'opera, e quindi abbiamo anche la raccolta paglia in corso, che adesso il sindaco ha parte.
e puoi andarla a vendere direttamente, perché tanto al momento non abbiamo bisogno di paglia e così recuperiamo qualche soldo. Nel frattempo vediamo un attimo com'è la situazione. Sì, comunque in salita fa fatica. Salita tribula, allora vediamo un attimo, mi è tutto perfetto, non c'è né da dare la calce e né da arare, perché la cultura non richiede, evidentemente. È strano, perché neanche il frumento richiede l'aratura. No. Proprio poche le culture che chiedono l'aratura. Quindi niente, si può erpicare direttamente, allora. Sto già provvedendo. Perfetto. Quindi a questo punto, per fare qualcos'altro, possiamo provare a fare anche qualche missioncina. Che abbiamo anche la mod della multimissione installata, ma multiplayer c'è i suoi problemi, vediamo adesso se ci dà Roni o no. Proviamo a fare la mietitura del campo 16, che è la missione attualmente che frutta di più. La accettiamo con gli oggetti in prestito, perché se no non abbiamo la trebbia per farlo. Quindi rinunciamo a un bel po' di soldi, 1200 euro, quindi alla fine restiamo con 6.006, ma vabbè, insomma, va bene lo stesso. Presta oggetti e la missione l'ha attivata. Allora, in quanti siamo liberi in questo momento? Io? Io? Quindi siamo in 3. Quindi volendo in 2 possiamo andare a fare la missione di trebbiatura. Mentre se a casa abbiamo un altro trattore libero. Ma a casa c'è un trattore volendo un pochino più grosso. C'è il T5. Che credo che sei 100 c'è anche cavalli. Anche il 100 cavalli del T5, oppure c'è il Fend. C'è il Favorite. C'è il Fend ne ha 115, il Case ne ha 180. Se vuoi prenderti il Fend, prendi il Fend, così sei un po' più. Vai un po' meglio. Sei già qua. Io mi prendo. Provo a vedere il T5, quanti cavalli è, magari un pochino più. 100, 100. 100? Ah, il 100. Ah, sì, sì, è il 100. Devo usare proprio un Fend. Vuoi il mio, Agri? No, vai tranquillo. Ok, visto che io ho già. Le gomme giuste, mi prendo questo. Capo, io vado da pompista se non va. Fai così. Magari ti fai dare una mano. Va bene. Una mano, un giro di vite. Vai un giro di vite, gli dai. Anche due, va. Fai aprire due giri e sei a posto. Bombo. Allora, qua di fertilizzante ne abbiamo poco, quindi è il caso di andare a comprare un bancale. Nel frattempo, prima di andare a comprare il bancale. Tanto immagino che voi siete già in Andi per la mietitura del campo 16, immagino, no? Io sto prendendo la trebbia, allora. Benissimo, quindi okay, partite pure. Ok, io ho preso il rimorchio che abbiamo noi in casa. Okay. Vabbè, prendi il... c'è un Iola con il rimorchio, allo store. Crociamo le dita, vediamo se va. Ah, abbiamo anche il nostro. Tanto loro ne hanno uno e noi ne abbiamo uno. Me l'ha preso, ottimo. Allora, intanto mi sistemo anche un po' la webcam, che tanto stai fermino a un punto, non venirmi indietro, tanto Ciccio troppo alta. Infatti non sapevo dove riscaricare, ecco. No, quando sono al 100. A posto, guarda, io adesso mi fermo qua. A posto. Perché devi andare sempre da una parte sola, così evitiamo di sprecare meno. Perché non vuoi saperne. Scusate, sì, ragazzi, se vi ignoro un pelo, ma tanto finché anche i ragazzi si organizzano. Vabbè, lasciamola lì, tanto mi si vede. Si vede intorno un po' un casino per tutti. No, adesso faccio avanti e indietro, basta. Allora, trebbia sta andando. Allora, di qua i ragazzi vanno. La missione della trebbiatura è partita. Noi adesso andiamo a prenderci un po' di fertilizzante. Andiamo a fare un'altra missione ancora. Quindi direi che, insomma, qualcosina stiamo facendo nonostante i problemi. Tanto vedo il sindaco che fa come i Flintstone, che ogni tanto mette giù il piede e spinge da per terra per andare sì, su. Sì, ma il mio amico pompista qui al negozio, io ecco, bravo, fatti dare un aiutino, che
Oh, guarda che bel rimorchietto che c'è qua, che questo sarà quello per andare a fare la raccolta del mais in teoria. Ti fai, provi a vedere se si può configurare, mi sembra che si possa portare a 150 cavalli, mi sembra. Esatto, però, chiede 17.000 euro però. Porca miseria, 17.000 euro, arriviamo a 30, però dai, si rende necessario però. È un po' caro il tuo amico, Agri. È un po' carino. Vedi di abbassare. È un po' caro, se riesci a farti fare lo sconto, se no niente, se riesci. Vabbè dai, fallo, tanto se te lo fa fare, tanto ti serve, quindi. È andato, sì, è andato. Dovresti avere 150 cavalli adesso. Speriamo. Poi... Se non ho 150 cavalli, 150 somari, eh? Ma se i somari tirano come i cavalli, va bene lo stesso. Ma... Allora, il fertilizzante... A me sa che sono somari, eh? Costa un sacco di soldi il fertilizzante qua, su cui bancare. Ha aumentato i prezzi. Porca miseria, costa 2.000 euro bancale, con 2.000 euro sono 1.000 litri. Costa veramente caro il fertilizzante. Vediamo che qualcuno ci converte in qualche modo per farlo con le dame. No, io ho in carriera personale dei silos che però non so se vanno in multiplayer. Che... Sì, funzionano. Ci abbiamo anche sull'altra mappa. Cioè più che un silos è un silos unico dove puoi comprare qualsiasi cultura praticamente. Ah no, noi abbiamo... No, quello no. Però passa la metà. E il fertilizzante costa la metà di quello che costa qua adesso, quindi già quello ve lo posso, beh, intanto si può verificare se è uscito un aggiornamento di quel silos e comunque lo possiamo aggiornare e caricarlo, che l'unica fregatura è che essendo un posizionabile sei costretto a metterlo a casa tua, non è che puoi fare non è che puoi fare, come dire, un punto d'acquisto tipo lo shop, ecco, te lo devi portare a casa. Non mi ricordo più che campo avevamo. Scusate, sbagliato, ero già giusto. Campo 23, qual è il campo 23? Dove sei? Campo 23 e... 25? Sopra altre... Ah, no, qua sopra, sei dall'altra qua. Parte. Sì, qua sopra giro... Sopra il negozio. Sì. Cercavo dall'altra parte io. Guarda questo che mi taglia la strada, non mi fa neanche... Non vi lascia neanche il tempo di far manovra. E anche da arare il campo 23, me lo fa fertilizzare che gli chiede l'aratura. Boh. Ah, perché forse è già seminato, forse. Sì, è già seminato. Quindi la paglia la vendiamo. Però il frumento potrebbe servire per le galline, anche se in realtà vedo che gli animali chiedono veramente poco mangime. Comunque bisognerebbe dargli da mangiare. Bisognerebbe dare da mangiare le nostre galline, però volevo vedere quanta roba abbiamo a casa. Niente. Comunque va meglio adesso, qui il fendino. Va meglio, meno male. Sì. Silos posseduti, niente, non abbiamo niente a casa di frumento, quindi non lo possiamo vendere il frumento, dobbiamo tenercelo. Vabbè, ce lo terremo. Quindi Iron vado a scaricare cosa nostra? Sì, lo scarichi nei silos. Per accendere col volante dovrebbe essere questo, perfetto. Primo carro sto andando a scaricare. Benissimo. Quindi facciamo un po'. Anzi, scusami, se non hai ancora iniziato a scaricare, dai direttamente da mangiare alle galline che è da fare. No, paglia. Ah, la paglia, scusami, pensavo al frumento. No, allora, vado. No. Dopo vado, gli do una ribaltata al rimorchio. Ecco, dagli un colpettino così. Va bene. Così le nostre gallinelle magari ci fanno qualche ovetto. Che ho visto che alla fine se. Tanto ci sono adesso, dai. Se aspetti che le scatole siano tutte piene, quindi arrivi a 1000 litri per scatola circa. No, scusate, ogni scatola rende 1000 euro, ma non dovrebbero essere 1000 litri le scatole. Dovrebbero essere meno. Le scatole 250. Infatti.
Però alla fine, se trovi un prezzo buono, a 1000 litri, 1000 euro ci arrivi con una scatola o quasi. Quindi tra tutte viene fuori un bel gruzzoletto. Anche se per riempirlo quanto ci va? 3-4 giorni di gioco, forse anche di più. Forse anche 5. 4. Non mi ricordo. Però ci va un po' a riempire, a fare 4, 8, 12, 16 scatole di uova. Boh ragazzi, allora siamo in vendita pile, come potete vedere, io sto fertilizzando. Andiamo avanti a fare. C'è chi spende e c'è chi guadagna. C'è chi spende e c'è chi guadagna. Tanto con la mietitura siamo al 7%, io sono già al 31%. Andiamo avanti così, facciamo un po' di missioni e ci rivediamo dopo quando abbiamo fatto un po' di lavoro. Ok ragazzi, allora siamo a un quarto, a mezzanotte, se no addirittura meno 10. Meno 10 a mezzanotte, quindi diciamo che è ora di iniziare a tirare un po' le somme. Quindi che cosa abbiamo fatto? I campi, andiamo a vederli, 28, 29, sono stati raccolti, 20 idem. La paglia è stata tutta venduta. 28, 29 sono già erpicati, mentre il 20 c'è Bulldozer è appena iniziato a erpicarlo, quindi anche il 20 tra un po', non so se facciamo ora in questa puntata, ma è più o meno a posto. Abbiamo venduto appunto paglia, abbiamo venduto la soia, la soia non ancora, la stiamo per vendere tra poco, per ora siamo a 46.000 euro. Intanto la missione qui al campo 16 di raccolta girasoli sta andando avanti, adesso sono senza player camera, quindi faccio un po' fatica a farvi vedere, comunque bene o male vedete che il campo è quasi vuoto e quindi tra poco anche Antonio andrà a fare lo scarico. Certo. Dei girasoli, vediamo un attimo quanti soldini riusciamo a raccattare. Nel frattempo ci sono un paio di cose che dobbiamo fare. Dobbiamo andare a scaricare la soia, che adesso qua sei già vuoto Roby? Visitiamo, sì. Il biogas lo prendo, vado a fare già il giro. Track, ci siamo al biogas, quindi ora dovrei, aspettate che vado alla ricerca dell'operaio perduto. Eccolo qua, Dani, che è un po' parcheggiato un po' giustamente per le macchine, ma intanto si è fermato lo stesso la macchina. Intanto questo mi ha pestato la scarpa, sta maledetta. Queste macchine non hanno mica rispetto per i pedoni. Intanto se mi metto una velocità normale magari. Perfetto, allora andiamo a vedere lo scarico, facciamo un'altra vendita, così andiamo a recuperare ancora. A recuperare, a realizzare un po' di profitto dal lavoro della serata. Oh, ma Dani, ma l'amo un po' sto rimorchio, guarda che polverone che fai. Siamo in pesa, quant'è? Quanto pediamo? Non leggo. Manco io. Dove si legge quel numero? Dove si legge? Boh, vabbè, non lo so. Lì forse? Boh, non lo so. È una pesa finta? Non c'è più la pesa nel 17? No, c'è da qualche parte lì. Va bene, abbiamo pesato? Sì, pesato, sì, perfetto. Ma magari non è questa, qua, il punto di scarico, perché non è che ti fanno 20 pese funzionanti. Ok, ora vendiamo un pochettino, vediamo quanto andiamo a prendere. Abbiamo preso 11.700, insomma siamo quasi a 60.000 euro, quindi insomma non è... avevo un 60% di... non avevo neanche il 100%, avevo 60% di raccolto dentro il morchio. Infatti, poi anche la questione delle erbacce c'è un po' fregato, abbiamo un po' meno resa. Vabbè. Un'altra cosa che posso fare, che non dovrei neanche essere lontano, vado a visitare, aspettate, il silo ferroviario, così mi avvicino un po' alla mia missioncina. Io ho ristonato un po' con una missione di trasporto, penso che non ne farò più perché ti fa veramente diventare scemo queste missioni di trasporto. Ho trasportato 6 bancaletti dal supermercato a qui a Trattoria da Beppi e siamo qui, gli ho portato un po' di rifornimenti, un po' di viveri, quindi possiamo accettare anche quei soldini lì. Trasporto in corso, raccogli, track, abbiamo la mietitura
del campo 16 in corso, che tra poco andremo a raccattare anche questi soldini qua. Siamo all'82%. Abbiamo preso 3600 euro appunto dalla missione, quindi me ne posso tornare a casa. Poi non c'è altro che devo far vedere, a parte lo scarico dei girasoli, no? Dovremmo essere a posto. Quindi ce ne torniamo a casa. Urca, ho sbagliato. Dove sono qua? Quindi qua giro a destra. Destra è a manca. E in teoria sempre dritto. Rimpiccioliamo la mappina. Ho già sbagliato? Malefico. Ah, ma perché io non sono quello, porca miseria, sono l'altro. Ho sbagliato mino, ragazzi. Niente, mi devo girare. Che stavo guardando Antonio, stavo guardando. Infatti mi sono detto, ma sono girato da una parte, perché l'omino va dall'altra, perché ho sbagliato uomo. Ma non riesco a girarmi qua. Non ce la faccio. Ce l'ho fatta, perfetto. Ora, rimorchi non dovrebbero servircene più, no? Quindi non lo sto neanche lì a riconfigurare. Corrisponde, me lo porto a casa così. Forse c'è da fare la pulizia della mangiatoia delle galline, forse. Quello non credo sia stato fatto. Quindi magari adesso lo andiamo a fare un attimo. Fatto quello, per la serata direi che siamo più che a posto. Sì, ovviamente abbiamo preso la missione del campo 16, l'abbiamo presa successivamente, mi sembra, non credo, no, non eravamo più in registrazione quando ho accettato la missione, quindi voi non avete visto che ho preso la missione, ma ovviamente per lavorare tutti siamo andati avanti, ho preso altro lavoro e via. Qua mi conviene tagliare per la strada di campagna, tanto vediamo Antonio che ci è passato davanti. Ma voi avete dei cali di FPS ogni tanto? No, FPS no. No, io per il momento no. Ping a volte sì. Vabbè, ping a volte sì. Ping è un multiplayer abbastanza normale. Anzi, non è normale se non ti cala mai. Ma ogni tanto in qualche punto... No, FPS faccio sempre la 60 fissi. O sono dei micro lag che magari non mi rendo conto, li confondo con gli FPS. Darsi. Ok, a casa ci siamo praticamente arrivati. Anto, adesso se vuoi ci sono io, Guarda quanta erba. Vabbè, ma però sai cosa? Che questo qua è il trattore della missione. Sì. Beh, metto che ce l'avamo. Sì, quindi fatevi un po' i conti, perché quando poi accetterò i soldi tutti quei trattori, tutti quei mezzi rispariscono. E addio, trattori belli. Addio trattori belli, ci teniamo ste ciofeche qua che abbiamo. Addio ti sei. Allora, parcheggiamo il rimorchietto. Ecco, mi sono messo dalla parte sbagliata, Rebbe. Sarebbe anche da lavare sto rimorchio, ma madonna, fa veramente schifo. Diamogli un colpetto, dai. Diamogli un colpetto che è veramente obbrobrioso. Tanto qua abbiamo la prima idropulitrice incastonata sul terreno, è affondata, quando ha piovuto ha fatto un po' di fanghiglia, è affondata giù. Non so se la vedo solo io così, ma tutte le volte che entro in multiplayer... No, tutti. Anche tutti, anch'io. Sa come mai? Ci saranno dei problemi con l'acquolizio del terreno, forse? Magari sente il terreno più basso lì. O è un problema del multi? No, anche in singolo lo fa. Anche in singolo? No, da me in singolo non lo fa. Ma perché non va via tutto sto... fanghiglia qua, guarda che roba, veramente incrostato da paura. Oh,
se l'abbiamo quasi fatta. Ho tirato via anche il cromo praticamente dal ferro, ma va bene lo stesso. Avete rischiato l'incidente? No, no, non abbiamo rischiato. Non abbiamo rischiato. Ah, l'avete fatto proprio. ma sono ragazzi innamorati. Bisogna capirli, poverini. Ha risolto tutto. Mi ha tagliato la strada, io sono una persona vendicativa. Boh, so allora che non devo mai tagliarti la strada, perché sennò... Specialmente se hai in mano una trebbia. Ma almeno i mezzi erano a noleggio o erano i nostri? Allora... Non erano a noleggio. Vabbè, allora dai, non importa. La trebbia a noleggio. Ah, sì. A quel tuo, guarda, che ti scarico. E poi vado su. Qua vige un po' di omertà, Aaron, quindi... Me ne sono accorto, Ok, allora, io sono a posto, voi come siete messi? Mancano 5 metri. Ok. Quindi poi possiamo andare a scaricare anche qua. Sì, intanto allora vi faccio una visita. Vi faccio una visita, così vediamo se state bene. Ma dall'altra parte. Qua abbiamo finito. Se non state bene vi metto un attimo in mutua dopo la visita. Tanto paga Iron. Tanto paga Iron. Boh, perfetto, allora andiamo pure a scaricare. Quindi chi vuole fare da autista, facci da autista. Danny Farmer. Non è questo qua. Questo è vuoto. Ah, non è questo, è di là, scusa. È l'altro, il piccolino, si stava tutto nel piccolino. Ah, vabbè, pensavo che fosse quello, visto che era il rimorchio a noleggio. No, no, questo lo porti in negozio, dai. Vuoi salire Iron? No, no, vai pure. Poi se volete ci venire... Ci vediamo tutti in farm. Ma chiudiamo il punto di scarico, così facciamo prima. Così ci vediamo tutti quanti al mulino per grano. Tanto io sono atletico, vengo a piedi di corsa. Quando c'è la stradina. È andato. Ermo è andato. Poi adesso se il traffico è finito attraverso. Tra l'altro è un po' strano questo traffico, È un po' sì, Se io con una trebbia di non so quante tonnellate vado addosso una macchina, la trebbia si ribalta, la macchina va avanti. E con la trebbia vai più forte della macchina. Quasi. Hanno invertito dal 15 al 19. Sì, veramente. No, per chi ha giocato a un piccolo pezzo di storia di Farming Simulator, nel 2011 andavi addosso una macchina, la macchina si ribaltava. È vero, è vero. Ma anche sopra Farming 18, che è Android. Se tu vai addosso una macchina, la macchina si sposta. Invece da Farming 15, se tu con un treno vai addosso alla macchina, si ferma il treno. Esatto. E su Farming 17 e da quello che ho visto anche sul 19, se tu gli metti tipo 5-6 trebbie, mezze gogo e tutto sopra il binario del treno, il treno va avanti, sfonda tutto. Come in GTA il treno regna. Sì, il treno sì. Figo. Vabbè, insomma, Farming da sempre è un simulatore fino a un certo punto. Simula, ma non tutto. Simula e dissimula nello stesso momento, dipende da cosa vuoi fare. Tanto che ora è adesso le 8:30 di mattina. C'è un po' di... realtà è mezzanotte 5. Esatto, c'è un po' di foschia qua anche. Ma infatti appena scarichiamo, salutiamo. Solo che ovviamente il punto di scarico, noi siamo a New York, il punto di scarico è a Tokyo, giustamente. Non è che... tipo di... della mappa. Veramente, dobbiamo... la prossima volta che cambiamo mappa, a parte che questa è ancora l'originale, quando cambiamo mappa prendiamo una mappa con i punti di scarico tutti attaccati, no? Vai sempre lì. Solo punti vendita in centro, vai sempre in centro. Ok, ce l'abbiamo fatta, possiamo scaricare i girasoli, completare la missione.
ci arrivano anche dei soldi? Sì, ci arrivano anche dei soldi. Sì, sì. 433 euro, quindi non tanti soldi, ma qualcosa è arrivato. Andiamo ad accettare i soldini e quindi vediamo alla fine a quanto abbiamo chiuso la serata. Abbiamo chiuso la serata a 69.000 euro, siamo partiti con 95, povero. Quindi siamo in negativo di 25.000, però dai, intanto abbiamo fatto anche un paio di acquistini che servivano. Un paio di acquistini, ho modificato un fattore. Infatti, quindi abbiamo fatto un po' di... qualcosa abbiamo fatto, dai. Allora, non abbiamo pulito la mangiatoia delle galline, è una cosa che ci dobbiamo ricordare per la prossima volta. Intanto, chi è che ha abbandonato la partita? Il sindaco. Il sindaco, quindi salutiamo il sindaco prima di dimenticarci. E niente ragazzi, direi che la puntatina è benché finita, quindi ringraziamo RB Modding. Grazie a te, ciao a tutti. Poi vedo Herman qua dietro. Ciao a tutti. Abbiamo Bulldozer. Ciao a tutti. Dani che sta montando Herman. Ciao a tutti ragazzi. E Antonio. Ciao a tutti. Ci vediamo ragazzi nell'ottava puntata della serie. Ciao ciao.